Uovo ragazzi e bentornati! Oggi vedremo le tre armi a distanza fondatore. Allora raga, cominciamo dal colpo rapido fondatore. Innanzitutto è una mitraglietta, la cadenza di tiro molto elevata permette all'arma di infliggere danni elevati, seppur con un notevole dispendio di munizioni. Ideale per il combattimento in movimento e sufficientemente precisa anche a medio raggio, a condizione di sparare raffiche brevi. Il cambiamento effettuato sul colpo rapido fondatore è appunto l'ultima perk. Colpire un nemico con quest'arma conferisce l'1,7% di danni d'arma e aumenta la velocità di ricarica dell'1% per 2 secondi. È cumulabile fino a 25 volte. Quindi, chiaramente, in base all'ultima perk, al posto che optare per una velocità di ricarica, ho deciso di optare per la dimensione caricatore, quindi livello critico, doppio danno critico e l'elemento natura, anche se comunque vedrete qualche spezzone con il colpo rapido fondatore ad energia. Allora raga, innanzitutto al colpo rapido fondatore io ci sono parecchio affezionato, nel senso che comunque è stata la mia prima e unica arma fondatore ottenuta e quindi è come se avessi un legame un po' con quest'arma, no? Quindi probabilmente potrei essere anche un po' di parte, però appunto questo colpo rapido fondatore per me è davvero comodo tenerlo in natura, utilizzarlo comunque contro smasher d'acqua, comunque orde di zombie d'acqua. Poi sappiamo che comunque le mitragliette è possibile utilizzare Beetlejuice Ranger, usare la traslazione fasica per muoverci. L'arma fortunatamente è molto comoda da utilizzare in movimento. So che sembra strano, ma provare per credere. Però alla fine fine, poi tenendola in natura, non possiamo optare per la perk di plasmico, no? Anche se comunque il suo DPS rimane veramente veramente elevato. Ovviamente non guardiamo il DPS solo su carta, ma guardiamolo direttamente anche in game. Però posso dire che sostanzialmente l'ultima perk abbia dato quell'incentivo in più all'arma che comunque me la fa apprezzare ancora di più. Certo, comunque non è all'altezza di molte armi, non è all'altezza del notturno, del lanciarazzi mitico, non possiamo optare per un danno ad area, insomma ha i suoi limiti, possiamo dire. La prossima, il tamburo battente fondatore. Sebbene io quest'arma non l'abbia mai portata sul canale, posso già partire col dirvi che è un'arma che io apprezzo veramente tanto. Arma d'assalto, mitragliatrice leggera, arma pesante, a danni elevati, con una cadenza di tiro estrema e un caricatore molto capiente. La scarsa precisione può essere compensata usando il mirino e sparando raffiche brevi. Il cambiamento principale di quest'arma, ovviamente l'ultima perk, ogni 10 round aumenta i danni d'arma del 15%, fino a un massimo di 4 volte. Ricaricare rimuove l'effetto. Quindi, ovviamente, anche su quest'arma, per sfruttare al massimo l'ultima perk, abbiamo optato per la dimensione caricatore come prima perk. Danni, livello critico e danni critici. Questa volta l'arma la vedremo ad energia. Ovviamente facendo l'arma ad energia è possibile inserire nella build plasmico, che diventa veramente utile. Però in questo caso voglio concentrarmi più sull'arma e meno sulla build di eroi. Comunque, possiamo classificare quest'arma come LMG, nel senso che comunque ha un caricatore bello capiente, ha un tempo di ricarica un po' elevato, in questo caso comunque non abbiamo messo la perk di velocità di ricarica, e abbiamo deciso di abbinare quest'arma comunque alla build di eroi molto particolare, con Crackshot e Genesi Tempesta di Proiettili nella build, sempre con mazza assalto urbano. Così in questo caso puntiamo molto allo spam dell'arma, puntiamo molto anche sul danno nel tempo, sul numero di colpi, eccetera eccetera. Possiamo dire che veramente il tamburo battente riesce a ottenere anch'esso un DPS veramente elevato. Molto comodo in moltissime situazioni, orde di zombie, smasher, qualunque sia il vostro bersaglio davanti, non abbiate paura di spararci. Un'arma veramente ottima e con questi ultimi cambiamenti diventata ancora più apprezzabile. Fondamentale comunque con quest'arma mettere nella build Crackshot e Genesi Tempesta di Proiettili, in quanto colpo per colpo continueremo a accumulare un danno che poi si rivela veramente esagerato.
Poi come ultima per questo video abbiamo il decostruttore fondatore, fucile pesante, tattico, fucile a pompa preciso e in grado di infliggere una buona quantità di danni a media gittata, cadenza di fuoco ridotta e caricatore poco capiente, infatti la sua dimensione caricatore solamente di 5 colpi. Fortunatamente il costo munizioni resta sempre di 1, la cadenza di tiro comunque 0,9, abbastanza frustrante, possiamo dire che comunque non possiamo spammare l'arma come vogliamo e saremo molto limitati da ciò. Comunque, percaggio, velocità di ricarica, danni critici, elemento energia, livello critico e danni critici. Il suo cambiamento, sempre l'ultima perk, ogni proiettile ricaricato fornisce il 16% di danni bonus, fino a un massimo di 5 volte. Il primo proiettile a segno, dopo la ricarica, infligge tutti i danni extra. Questa forse è la perk più particolare di tutte, possiamo dire quella che in base alle situazioni è più sfruttabile o meno sfruttabile delle altre. È molto confusionale l'ultima perk, cercherò di spiegarla chiaramente. Ogni proiettile ricaricato, quindi ovviamente ogni volta che noi svuoteremo il caricatore, la velocità di ricarica sì è 2,1 secondi, ma è comoda, diciamo che ricarica colpo per colpo, ci risulterà abbastanza veloce. Quindi ricaricare fino a un massimo di 5 volte, abbiamo la dimensione caricatore di 5, quindi sarà perenne, a meno che non svuotiamo completamente il caricatore ovviamente. Il primo colpo sparato dopo aver ricaricato questi 5 colpi infliggerà tutti i danni extra se appunto li abbiamo accumulati 5 volte, ovviamente tutti i danni extra se li abbiamo accumulati 3 volte diminuirà, eccetera eccetera. Quindi praticamente ogni volta che voi svuotate il caricatore e ricaricherete l'arma, il prossimo colpo sparato andrete a infliggere tutto il danno accumulato. Molto utile qualora di bersagli molto grossi, molte volte comunque ci sono zombie piccoletti, andrete a sprecare la perk accumulata magari su un piccoletto, ovviamente. Dovete tenere a mente anche questo, ovviamente non potete lasciare un piccoletto scorrere verso l'obiettivo, no? In molti casi comunque sparerete e sprecherete l'ultima perk accumulata semplicemente addosso a un piccoletto. Molto più utile ovviamente sprecata contro uno smasher, un occhio bello o un taker che ci sta pushando, no? In quel caso tutto il danno accumulato sarà appunto contro di essi. Come dicevo, questa forse è comunque l'arma che mi piace meno tra tutte, se posso essere sincero, semplicemente siamo molto limitati. La cadenza di tiro potevano aumentare leggermente, semplicemente perché comunque è abbastanza lenta. Insomma, abbiamo pompa molto più utile, cioè nel senso, perché dovrei usare il decostruttore fondatore? Ci sono pompa sinceramente molto più performanti, anche per quanto riguarda comunque il danno ad area. In questa build, anche se energia, anche se andassimo a mettere plasmico, comunque non farebbe praticamente nulla, in quanto i colpi sono veramente limitati, sono pochi colpi, in più funzionerà su percentuale, eccetera eccetera, insomma, non lo sfrutteremo mai come le altre armi, no? Probabilmente è quella che vi consiglio meno di potenziare, specialmente poi se avete pompa quali l'intimidatore, piuttosto che il Pulsar 9000, lo shotto staccato. Insomma, ci sono tantissime pompa molto più performanti. Lo stesso discorso, per esempio, non posso farvelo sul tamburo battente, in quanto è un'arma che mi è piaciuta veramente tanto. Che posso dire di più, ragazzi? Questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Voglio sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di tutte queste armi. Se vi state chiedendo perché non ho portato la Masamune, perché comunque è stata l'unica a non subire grandi cambiamenti, anzi non ne ha subiti proprio. Né le armi da mischia in generale e né la Masamune in questo buff delle armi fondatore hanno subito cambiamenti, quindi la Masamune resta la Masamune. Potrei portarci un altro video dedicato, certamente quello potrei farlo, però questo è tutto un altro discorso. Ho incentrato questo video sul buff delle armi fondatore. Fatemi sapere la vostra con un commento, sono in attesa di leggervi tutti. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Ricorda che puoi supportare la crescita di questo canale utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E ti consiglio anche di attivare la campanella, perché presto arriveranno grossissime novità sul canale.
I wish to stop.